Ciao a tutti guerrieri e guerriere Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Benvenuto in questo nuovo video che non si parla di Sailor Moon, di anime e manga, ma bensì è un vlog. Tecnicamente sarebbe il secondo vlog, ma ufficialmente è il primo vlog di settembre. Avete visto che sono in ultima settimana di ferie fino a lunedì 9, poi ritorno al supermercato e il tirocinio lavorativo la mattina. Questa settimana sto prendendo così le mattine e vado. Mi divido tra una biblioteca accanto a casa mia e una biblioteca e la mia facoltà per andare a studiare storia greca. Ieri mi è arrivato un pacchettino. Chi mi segue su Instagram, ieri 3 settembre, per me, per voi sarà dopo 3 settembre 2019, mi è arrivato un pacchettino che dopo devo registrare il video e qui lo posso già dire. È il volume unico di Bad Company della Dainit, meglio dire il prequel, insieme ai 15 volumi del del manga Shonan Junai Gumi, che sono i prequel del manga di GTO. Infatti il ragazzo che mi dovrebbe vendere i 13 volumi a 70 euro, che abita qui a Firenze, mi ha scritto che è ritornato, mi sta scrivendo da ieri. Sapete quell'applicazione di Facebook dove si vende la roba, eccetera, eccetera? Proprio lì ho trovato l'edizione Big della Dainit di GTO. Alcuni volumi di Shonan Junai Gumi invece non riesco a trovarli su Amazon, su Pop Store, su eBay, e quindi alla fine non lo, fino a quando in futuro mi capiterà andrò a comprarli. Stavo facendo lo spazio perché sì, è il microonde perché devo cucinare. Sto facendo lo spazio perché qui i 13 volumi di GTO dovrebbero andare insieme a alcuni volumi di Doraemon, e ho deciso anche, forse non è ancora sicuro, di prendere la nuova edizione di Lamu,
sempre della Star Comics, invece di 35 sono solo 17 volumi, di metterle appunto in quello spazio lì. Ora vediamo un po' la situazione. Io vado a mangiare, poi faccio il video in cui apro questo pacco di Bad Company, sì, Bad Company, che è un volume unico, il primo dei prequel di GTO, del protagonista ovviamente, e Eikichi Onizuka, il professore che in GTO diventa, quindi fa vedere l'adolescenza, le scuole medie, quindi è che era un teppista, quindi questi manga, come è stato Sailor V per Sailor Moon, sono dei prequel. Sì, il microonde che dice che io devo togliere la pasta da dentro. A dopo. Allora, buongiorno ragazzi. Questa è la parte, oggi per me è 5, quindi è 5 settembre 2019, la terza parte. Il ragazzo voleva che io andavo alle 7 o alle 20:40 per impegni lavorativi. È stato rimandato. E ora è fissata alle 9:45 da l'altra parte di Firenze. Io sono a Firenze Sud e lui a Firenze Nord, a una fermata della tranvia vicino a casa di mio fratello, quello, il mio fratellastro materno. E il problema è che ho tutti i libri addosso, uno zaino, e davvero davvero incredibile. Però vi faccio sapere, perché ora adesso ci sono le persone, non posso filmare. A dopo. Allora, ciao ragazzi, penso sia la quinta, la quarta parte, non lo so. Benvenuti in questo vlog diviso tra il 4 e 5 settembre. Allora, sono stato, il mio ragazzo mi ha fatto fare un lungo giro. Non si è presentato, io ero in ritardo con l'autobus, lui aveva fretta perché doveva andare in, come si dice, al lavoro. E alla fine abbiamo fatto all'1, quindi ora sono le 2:15, quindi dall'1:30 sono arrivata alla fermata, il tempo di arrivare qui. Cosa è successo? Io ho dovuto andare al dipartimento mio di storia, della facoltà, a studiare fino all'1, perché siamo stati, prima era la stazione di Firenze, poi ha cambiato e è venuto in incontro a me, perché io da dove fanno il mercato a Firenze, piazza San Lorenzo, la chiesa, e a parte quello che era più vicino, infatti io ero arrivato alle 12:51-52, mi hanno fermato quelle le tizie della Mondadori che ti fanno i sondaggi, la carta, questo e quell'altro. Nel frattempo mi è arrivato il suo messaggio, gli ho detto a sta tizia, io devo, ho un appuntamento all'1, mi dispiace, non la posso seguire, eccetera eccetera. E da un zaino si è presentato il ragazzo, mi sembra più siciliano che toscano, comunque mi ha detto che è molto bello il manga, che lui l'aveva acquistato 10 anni fa, quindi quando andavo, io ho iniziato l'università nel 2009, e vabbè, buona giornata, di nuovo alla mano, vabbè, non è che eravamo amici, quindi è un ragazzo, quindi ognuno si è preso i soldi, e giustamente, ed ecco qui, una borsa nera, aspettate, una borsa nera, non so se riuscite a vedere, eccola qui, la borsa nera, la mettiamo più così, che c'è i manga, e aspettate, metto un'altra visuale, eccola qui, eccoli qui i manga. Questo che ho in mano dovrebbe essere GTO o volume 8, addirittura del 2007. Ora penso che loro sono, lui è Ryuji, quello l'amico, ho fatto ieri un Instagram story, se la figura di merda, non sapendo che Ryuji si chiama l'amico di Eikichi Onizuka. Madonna, 6,90 uno di queste, ecco perché me l'ha fatto pagare a 70 euro. Sono del 97, però la Dynit l'ha pubblicata in Italia
nel 2007, nel maggio 2007, Big GTO numero 8 di 13. E vedete la consistenza, ragazzi, la consistenza, sono belli big, appunto, questa è l'edizione big. Poi in anime e manga ne parleremo, ora vediamo un po' di alternare tra i manga di GTO, i manga di Dragon Ball, i manga di Lupin, i manga di Doraemon, gli ultimi due e Doraemon. Oggi non so se riuscirò ad leggere, guardate i disegni come sono molto 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 belli, è una sovracopertina da quello che ho capito. Sì, sono tutte sovracopertine, comunque mi piace. E come ho detto a ragazzi, io recentemente, scusatemi, non mi inquadravo, ho detto al ragazzo che io recentemente lo avevo visto sto benedetto manga, anime, e non mi è piaciuto il finale. Dice, il manga è molto meglio. Praticamente, aspettate, accendo la luce, praticamente i manga di GTO e probabilmente anche quelli di Lamu o andranno qui, verranno tolti i santi, o qui è uno scaffale dell'università, butterò ora praticamente cose che non mi servono e cercherò di mettere qualcosa, perché in questa casa non si può. 17 Lamu, 13 GTO più 14 perché c'è Bad Company e i volumi di Doraemon prenderanno tutto lo spazio. Probabilmente Doraemon, se c'entrano, prenderà tutto lo spazio lì. Bene, io non so se questi video saranno divisi in due parti, probabilmente sì, però alla fine sono molto contento di aver avuto GTO, il manga di GTO. I quelli puritani dicono si deve leggere Bad Company, Shonan, Junai, Gumi, che alcuni volumi ci sono, altri non, è compreso sul sito del Dainit, ci sono i cofanetti anche, ma i volumi singoli non si riesce a trovare. Ho detto, ragazzi, ascoltate, è una casa piccola, non posso mettere, diciamo così, non posso mettere i manga, tanti manga in casa. La Mu lo volevo, come ho detto in Instagram Stories, io alla Mu volevo assolutamente conoscerla, perché negli anni 90 facevano le repliche dell'anime, essendo un manga anime degli anni 80, e io me ne pento amaramente, l'ho detto anche nell'Instagram Stories, in Street Fiji X Tekken, il mio profilo Instagram lo trovate nell'info box, e basta, sono molto contento, mangio perché sono a digiuno stamattina, e poi mi metto a ordinare la libreria per mettere i manga di GTO, compreso Bad Company. Da Facebook a Telegram, tutti i miei social network, se non un fan affiliato ad Amazon, il mio secondo canale, i Random Tuber Boys, gestito insieme a From the Metacell e Luca Metabrixia, youtuber del team, come ho già menzionato, Framurmi a Teciane, Luca Metabrixia, Chiaraccio, Sergio Livorsi, che molto presto ritornerà su YouTube, Dario Augusto IV, i fratelli Click Top Anime Z, lo squarcio nel tubo, Shinigami P, Greco, Z16, poi che abbiamo più? Ne abbiamo una marea, Trice, poi chi c'è più? Il buon Fabio e Alt Attack. Li trovate nell'info box. Noi ci vediamo nel prossimo video, che non so neanche cos'è. Ci saranno due video, già ve lo dico qui, ci saranno due video un po' particolari, un po' di due tipologie diverse da quello che porto sul canale. Due video con due nuovi temi. Mi auguro che vi piacerà. Ciao ragazzi!